Paolo Caputo, dopo un ottimo primo tempo in cui avete sprecato diverse occasioni per raddoppiare il vantaggio, è arrivato un secondo tempo invece un po' in tono minore, possiamo dire così, per il Civitavecchia. Merito della Boreale oppure qualche demerito vostro? No, io penso che oggi non ci abbiamo creduto perché un primo tempo così bastava essere un pochino più cinici, non ci sarebbe stata assolutamente partita. È normale che poi dopo tante occasioni fallite, non so cosa è successo ai ragazzi, mi è sembrato come se fosse stato un crollo psicologico, come se avessero avuto la paura di vincere la partita. È normale che poi dopo la Boreale abbia provato a fare qualcosa, a parte il rigore, però credo che sia stata più una nostra deficienza che non loro bravura nel agguantare il pareggio. Purtroppo, devo dirlo a malincuore, sono stati 2 punti persi per noi. Solo un problema mentale oppure di tenuta atletica? No, 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 tenuta atletica assolutamente no, perché come andavamo nel primo tempo andavamo a 300 all'ora, solo che in questi frangenti bisogna essere cattivi, perché era un'opportunità enorme di avvicinarci alle squadre che stanno sopra. Vuol dire che non siamo ancora maturi per puntare a una classifica così importante, perché se in certi momenti siamo superficiali, poi dopo alla fine queste cose le paghi. Quindi è stato, ripeto, a parte di tutta la squadra, una voglia di non voler vincere. La classifica e le statistiche dicono che voi andate meglio fuori casa, è qualcosa da studiare perché voi magari fuori casa avete più spazi mentre in casa no. Ma no, no, non è un caso, è un dato di fatto, perché abbiamo visto poi dopo gli ultimi 20-25 minuti loro come erano messi dietro e batti, ribatti, gli spazi sono minori, quindi si è trovato più difficoltà andare a rete, anche se abbiamo avuto anche nel secondo tempo delle occasioni clamorose, vedi quella di Cerroni, però la troppa fretta, la poca lucidità, forse l'abbiamo pagata, stiamo facendo una gran bella rincorsa, è normale che hai anche dei momenti di d'arresto. Ripeto, secondo me non è stata una questione fisica, ma è stata solo una questione mentale, paura di vincere, ma vediamo, lo chiederò a loro. Però senza fare nessun tipo di dramma. Sono dispiaciuto, come penso che i ragazzi siano più dispiaciuti di me. Riprenderemo a camminare, sicuramente riprenderemo a camminare, perché ho visto la loro rabbia a fine partita, forse avessero messa un pochino prima in campo sarebbe andata qua diversamente.